Dopo Sanremo, Cortina e Milano, la Guardia di Finanza mette in atto un blitz anti-evasione fiscale anche a Napoli, nelle vie dello shopping, non solo di Chiaia e del Vomero, ma anche nelle aree di mercato, dalla Sanità alla Pignasecca, a Sant'Antonio Abate e Porta Capuana. Risultato, irregolarità nell'82% dei negozi controllati per mancate emissioni di scontrini e ricevute fiscali. I controlli sono stati estesi inoltre in ore notturne nei locali della zona della Movida, dove sono stati segnalati anche lavoratori irregolari e gravi mancanze sulla sicurezza. C'è la necessità di far crescere la cultura della legalità. Ci fa piacere che hanno fatto un intervento a più vasto raggio, quindi per la contraffazione, per la lotta a chi utilizza la risorsa umana in modo insomma poco umano, in un contesto che conosciamo tutti quanti, insomma, se lo neghiamo, ha la necessità di essere migliorato, quindi le istituzioni, e quindi in questo anche sento di dire che l'amministrazione comunale sta facendo abbastanza in quest'ottica. Ma intanto è importante capire che chi non paga le tasse frega un po' tutti quanti. Una comunità funziona perché c'è una cassa comune, in questa cassa ciascuno deve contribuire in base alle proprie possibilità, e ciò vale per le tasse nazionali e vale ancora di più per le tasse locali, che poi direttamente si traducono in servizi come gli asili, come la manutenzione delle strade, come il trasporto locale. Per questo vediamo di buon occhio qualunque operazione di controllo, ben convinti che il controllo va fatto non soltanto con le forze dell'ordine, ma con la coscienza di ciascuno di noi. Quando si va in giro, quando si fa la spesa, pretendiamo lo scontrino fiscale anche dagli ambulanti, non c'è bisogno di comprare il registratore di cassa, è sufficiente un bollettino cartaceo che costa pochissimi soldi e si può rilasciare la ricevuta. Altri controlli sono scattati anche sull'abusivismo commerciale, sulla contraffazione dei marchi, la sicurezza dei prodotti e la tutela del Made in Italy. Ma al di là della condanna pressoché unanime dell'evasione, chiediamoci anche come risponde sull'argomento l'amministrazione comunale e quali sono le iniziative che possono contribuire a contrastarla. Il Comune ha avviato una grande operazione di regolarizzazione dei mercati, perché è vero che il commerciante non deve subire una concorrenza sleale da chi non paga l'occupazione suolo pubblico, da chi fa un commercio del tutto abusivo. E noi a fine marzo ridisegneremo tutti i mercati sul suolo pubblico della città, puntando alla regolarizzazione di chi attualmente è completamente fuori da ogni regola. In quel modo libereremo alcune strade dal commercio abusivo, avremo nuove strade più vive, più vivaci, con aree mercatali, il tutto naturalmente ascoltando i commercianti, ascoltando i cittadini, ascoltando le municipalità e ascoltando il Consiglio Comunale, che sulla istituzione dei mercati ha comunque la parola decisiva.